Nuova puntata di Piacenza di notte, ci sono i Black Sheep con il loro nuovo singolo e poi rivedremo l'intervista realizzata da Luigi Destri e da Giuseppe Piva, il nostro regista, a David Garrett che il 4 marzo ha riempito il Teatro Municipale di Piacenza. Allora iniziamo subito questa nuova puntata. Nasce questa formazione, Black Sheep? Noi abbiamo cominciato a suonare insieme nel 2010 come cover band, abbiamo fatto un paio d'anni in giro per locali di Piacenza e zone limitrofe, altre province. Poi praticamente la band si è un po' sciolta, le due persone che erano al basso e alla batteria hanno un po' abbandonato e io e Luigi abbiamo continuato ad andare avanti scrivendo pezzi nostri. Nel 2014 abbiamo scritto il primo album con pezzi originali. E poi da quest'anno abbiamo Gianluca alla batteria e il primo lavoro che facciamo è questo singolo che presentiamo adesso. Ecco, che tipo di canzone è questa che avete presentato? È un pezzo hard rock sostanzialmente, fatto da noi è diventato hard rock perché era un pezzo anni 80 diciamo. E con il mio arrivo diciamo abbiamo introdotto degli elementi un po' più metal. Spinto a entrare in questo gruppo? Beh, io conosco Paolo da un po' di tempo e lo stimo a livello personale e poi ho sentito i pezzi e sono stato convinto subito a entrare. Quindi mi dicevate un brano che è un brano che vanta anche la collaborazione di Beppe Cantarelli. Sì, il brano è proprio suo, lui l'aveva scritto nel 86 ed era stato cantato da Bonnie Tyler, e appare su uno dei suoi album. Ed è un pezzo molto, molto bello anche da riarrangiare, molto, molto potente, insomma si presta bene per un riarrangiamento hard rock e quindi insomma ci abbiamo un po' rimesso le mani e l'abbiamo un po' trasformato per renderlo un po' più simile al genere che suoniamo normalmente. I've been crazy for you so long, how could something so right turn out so wrong? Words never mean what they say, we're just giving the way. Without loving they fall apart in the end. La prima parte però ho sbagliato le parole proprio. La prima frase. Le caratteristiche del video? Il video l'abbiamo registrato anche quello tra Piacenza e alcune altre scene, sono state girate in Giappone perché la persona che ha registrato il video ha fatto un viaggio in Giappone proprio nel periodo in cui lo stavamo realizzando e quindi ha preso alcune scene della notte nella città, che è un po' il tema della canzone, del testo della canzone, ed è stato registrato poi qui a Piacenza
in città e in studio all'Elfo, con l'aiuto di due ragazze che sono due cosplayer piacentine che si sono prestate a fare le attrici nel nostro video. Divertente come esperienza. È stato molto divertente, sì, soprattutto è stato molto istruttivo dal punto di vista musicale, perché con Beppe fare un giorno in studio con lui è meglio che un anno di lezioni, ecco, diciamo. E ora quali sono gli obiettivi di questo gruppo? Ma in questo momento stiamo lavorando ancora su pezzi nuovi, vorremmo registrare ancora qualcosa e soprattutto vorremmo ripartire a fare del live. Quindi per l'estate avere un repertorio di cover o comunque di pezzi nostri da aggiungere per poter suonare un po' dal vivo, sai, per una band suonare dal vivo è la cosa principale, quindi è quello che vorremmo fare il prima possibile. Sempre in zona oppure vorreste anche uscire dai confini nazionali oppure locali? Guarda, ci accontentiamo di suonare in zona, nel senso che comunque abbiamo tutti un altro lavoro, quindi questo ci porta via abbastanza tempo. Sicuramente se riusciamo a fare qualche uscita anche oltre provincia, così ben venga, vedremo la nostra disponibilità e speriamo di trovare qualcosa al più presto. Come vi si contatta? Dunque, abbiamo la nostra pagina Facebook Black Sheep, abbiamo anche il nostro sito, un po' lunghino forse questo, comunque dalla pagina Facebook potete raggiungerci anche sul sito e lì ci sono mail, chat e quant'altro, e quindi questi sono i contatti principali, dai. Fare quella tona. Cosa l'ha spinta a sposare questa collaborazione? Beh, innanzitutto il nome del gruppo, si chiamano Black Sheep, aveva bisogno di un'altra pecora nera, no? Che gli rovinasse la carriera sul nascere. No, è stato il fatto che Paolo mi tampinava già da un po', voleva scrivimi un pezzo, così, ragazzi, heavy metal, io sono il massimo, sono arrivato a pop rock negli anni 80 e così è stato fuori sto pezzo. Allora hanno deciso di riarrangiarlo, io ho cercato di frenarli un po', difatti sono riusciti a fare quello che volevano fare loro, però anche lì gliel'ho rovinata tutta la produzione. No, mi sono messo in gioco perché mi è piaciuto molto come l'hanno realizzato, Paolo come l'ha cantato, tant'è che appena finito il primo rough mix l'ho spedito subito a Los Angeles, ti ricordi Paolo? Alla lyricist Adrian Anderson, che ha scritto tantissimi successi negli Stati Uniti, nel mondo, Dionne Warwick e quant'altro, Barry Manilow, dagli anni 70, che era la lyricist, e poi ad altri amici statunitensi, senza dire che erano targati PC. Ho semplicemente detto, Black Sheep, sentite questa versione, cosa ne pensate? Sono rimasti tutti molto molto impressionati, chiaramente dal pezzo, che era straordinario. No, nessuno ha obiettato sulla pronuncia, che era, avrai già capito, il tallone di Achille di tutti gli artisti italiani che cercano di cantare in lingua inglese. Invece hanno passato il test benissimo, chiaramente l'avevamo curata in studio, Paolo ha già una predisposizione all'inglese molto bella, però un paio di parole gli scappava l'accento piacentino, sai com'è, insomma. Però non ha fatto come tanti altri grandi nomi italiani, diciamo i peccati non i peccatori,
che forse presi un po' dal fatto che hanno venduto 4 dischi qua in Italia, cantano in inglese e poi si sente che sono di Bologna o di Roma o di Napoli. Invece loro, con l'umiltà dei grandi, hanno cercato anche in quel reparto lì, perché questo chiaramente in un pezzo in inglese ti può dare visibilità anche internazionale. Con la globalizzazione di oggi, se vogliamo esportare la musica dall'Italia, va bene che è un copyright americano, perché io sono ormai più americano che italiano, però sono sempre Beppe Cantarelli, no? Scritto come si legge, e siamo tutti italiani, proviamo anche a esportare un po' della nostra musicaccia. Ecco, lei che conosce così bene. No, non posso? Ok, ok. Tu che conosci così bene la musica internazionale, che comunque sei stato protagonista, che giudizio hai della musica piacentina in generale? Beh, qua ci sono dei grossi talenti, Marco Rancati, ho lavorato anche con lui qualche anno fa tramite comuni amici, l'ho conosciuto, oltre ad essere una persona squisita, anche lui è un grandissimo musicista. E qui abbiamo i Black Sheep che... secondo me stanno facendo molto molto onore alla terra piacentina e all'Italia, penso. E un giudizio in generale sulla musica in Italia, con tutti questi talent? Domanda di riserva? La bocciamo? Ce n'ha una di riserva? No, beh, purtroppo quello che vedo, ma fra l'altro a proposito di questo, sono già da anni che sto sviluppando un'accademia, probabilmente uscirà anche un libro, che si titola Writing Hit Songs, scrivere canzoni di successo, perché ormai è venuta a mancare questa, chiaramente colpa dell'establishment, del music business che ha tralasciato a livello editoriale l'importanza della composizione, perché è venuta a mancare la tradizione della canzone. Cioè, vedi i vari festival di Bordighera e compagnia bella, te lo dimostrano. Si chiamano ancora festival della canzone, ma sono festival di tutto meno che della canzone. Non ho bisogno di dirtelo. Guarda soltanto il festival. Quest'anno non l'ho visto perché ero negli Stati Uniti. L'anno scorso ne ho intravisto qualcosa, però ero qua in Italia e ho visto, e questo te la dice tutta sulla canzone italiana. La canzone sono parole e musica, giusto? L'unico che ha dato delle emozioni al Festival di Sanremo dell'anno scorso è stato un pianista. Non è canzone, lì è strumentale. Questo cosa ti dice in un festival della canzone? Can I rest my case? Posso finire l'accusa, finito, o la difesa che si vuole. Prossimi progetti di Beppe Cantarelli? Io mi sono ritirato da anni ormai a musica privata, quindi se salta fuori qualcosa è perché, non so, c'è qualche evento o cose così, però non... mi sono ritirato a musica privata, rovino le carriere dei miei amici così saltuariamente, con estemporanee come questa.